giocatore che sta per colpire di testa. Attenti a Pirlo. Pirlo verso Matri, respinto il pallone, ancora Vucinic, gol! Che gol! Mirko Vucinic! Che gol! Che gol! Che gol! Grande gol di Vucinic! Vucinic! Grandissimo gol di Vucinic, Londa Sangyong, andiamo! Conte ha detto una cosa giusta, non è logico che la Juve debba giocare sabato con la Roma. Vidal, Vidal ancora, Vidal, Vidal, Vidal nell'area, Vidal, se non giusta, dalla Matri, tiro di Matri, gol! Matri! Franco Forte scatena Matri, Londa Sangyong, Londa! Finito, finito. Il primo tempo, allora, qui la Moviola umana si impone, perché ci sono stati due episodi, un calcio di rigore reclamato da Juventus e poi l'incredibile situazione in cui la Vucic ha sbagliato un gol fatto. Allora, facciamo così, la prendo io perché vedo che se no... Fermi, ragazzi, nel caso dopo distante. Allora, questa è la porta, tu sei... Le ceglie. No, 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 il rigore lo vediamo dopo. Allora faccio Viviano. Tu sei il portiere Viviano e tu Viviano sei Guglielmi. Vucic, pensate che cosa ha spiegato Juve che pure sta vincendo 2-0. Mettiamo un po' più qui. Ecco, tu sei Viviano, tu sei Vucic. Vucic si presenta completamente, non c'è più nessuno vicino a lui. E guardate Viviano Chirico cosa fa? E gli tira esattamente addosso da questa distanza. Non fatemi male, e tira sempre forte per farmi male. Ma non è vero, Viviano, non per farti male, Marcello, vuole farmi ma male. Dai. Si vede dalla faccia che vuole farmi male. Faccia tirare. Di quello che vuole farmi male. Vorrei anche farvelo vedere da un'altra angolazione, perché da quest'anno noi abbiamo ma la io voglio capire, ma Chirico quando era in più quando era bambino togliti. Chirico a pallone una volta ci ha giocato. Lui ha vinto anche un trofeo. Ma una volta. Allora tu vediamo invece a questa angolazione, tu sei sempre Viviano e lui è sempre Vucinic. Pensate, lui... perché non c'è più nessuno vicino Vucinic. Però ti dico una cosa, e ci sono... lui non deve mirare perché io sarò non così tirare, no, e lui vuole mirare tanto. Credo che l'umanità possa farne a meno di quello che vuole mirare. Credo che l'umanità possa. Guardate come esce Viviano, è così disperato, non c'è più nessuno. No, questo è un tentativo in faccia, no, veramente. Ma devo alzare sta palla. L'hai fatto apposta. No, devo alzare la palla. Se lo pigli sul naso gli fai male o fai sanguinare? Se fa male il pallone se lo pigli sul naso. Guardate come Viviano esce, disperato, non c'è più nessuno. Ecco questo Viviano, è bravissimi, no, bravissimi, no, bravissimi. No. Ma perché l'hai presa? Questo possiamo... Non fatevi male, poi lo facciamo. Aspetta, è il rigore reclamato dalla Juve. Perché su questo siamo in piena area di rigore. Rifacciamo la partita, dai. Siamo in piena area di rigore. Ti faccio. Io faccio le tu sei De Ceglie, tu sei quadrato, quadrato. Io ecco. Ho la palla. Questo è di più difficile. Allora, questo è sì, molto però, più difficile perché De Ceglie diciamo sarebbe in vantaggio, ma quadrato arriva in velocità e sullo slancio cerca di prendere palla. Ecco. No, ma scusa, quindi, scusa ecco. Fabio, ma il fallo non è quello. Il fallo è la mano destra di quadrato sulla spalla sinistra. Cioè, praticamente, come avete visto, vediamolo ancora. Fermi un attimo che devo spiegare ai nostri amatissimi. Lui, De Ceglie, sta andando via dall'area di rigore, cioè la palla sta uscendo dall'area. Ciò non toglie che Quadrato che gliela vuole soffiare, faccia così. Tira un po' avanti. Faccia così. Ma no, ma devi tenermi. Non lo tiene. Poi vedremo la palla in questo qua che non lo tiene. Allora, attenzione intanto, il primo tempo, guardate. Le occasioni del primo tempo le vediamo in grafica velocemente, grazie. Serve Scodello, un buon pallone per Marchisio, che però non si coordina bene. Poi prova la rovesciata Vidal, niente da fare. Rodriguez ancora recupera. Poi ancora si lotta, recupera ancora. Poi Bomba! Come ha fatto a mancare sto gol? Incredibile errore difensivo, ma chi è il difensore pazzo che Gonzalo Rodriguez, Fiorentina crisi nera. Situazione sotto controllo per Vucinic, niente di grave. Napoletani, veniteci a prendere se ci riuscite. Noi siamo là e vi aspettiamo in testa alla classifica. Straordinaria partita della Juve, siamo ammirati, noi diciamo sportivi. Orgogliosi, loro tifosi, abiliti questi tifosi qui. Guardate le facce di Bianchi, De Carlo è sottoterra e devo dire che anche lui applaude così, onestamente applaude. Vediamo lui un applauso. Applauda lo sportivo. Insomma, però. Batti ste manine. Batti ste manine. Certo, se avesse un Balotelli una squadra così sarebbe straordinaria. Vabbè, Balotelli. Allora, no. Insomma, non vedi che è l'orgoglio di lui, Balotelli? Se lo porta ieri. No, questo è l'orgoglio di lui. Ma se lo porta anche quando va a consulti a letto, lì tutti insieme. È l'orgoglio di Ruiu ed è il tormento di Chirico degli interisti. Comunque.